La vittoria dei repubblicani era prevista, ma l'entità della disfatta resta ancora una doccia fredda all'indomani del voto. Mentre i democratici si leccano le ferite, i repubblicani affilano le armi, il rischio all'orizzonte è quello di un grave stallo politico nei 2 anni di mandato che restano per Barack Obama. Devono trovare il modo di lavorare con lui, dice l'ex senatore repubblicano Treadlock, e anche il presidente dovrà fare la sua parte. Non è mai stato molto bravo in questo, soprattutto negli ultimi 2 anni. Ha smesso di comunicare, e non soltanto con i repubblicani, ma anche con i democratici, dice. Il messaggio è che Washington non funziona, bisogna sistemare le cose, afferma Todd Daschle, ex senatore democratico. Dobbiamo trovare il modo di governare meglio, i cittadini sono frustrati e vogliono vedere risultati concreti. Si vedrà se l'appello a ritrovare la via del compromesso nei fatti e non solo a parole verrà raccolto o meno, ma per abbandonare l'abitudine all'ostruzionismo divenuta pratica quotidiana negli ultimi anni potrebbe volerci ancora del tempo prezioso. Il nostro corrispondente a Washington, Stefan Grobe. Il giorno dopo la grande sconfitta per i democratici, l'America resta profondamente divisa e con una classe politica del tutto impopolare, repubblicani compresi, dice. Entrambe le parti hanno ora bisogno di riprendere l'arte del compromesso se non vogliono rischiare di trovarsi di fronte a un paese davvero ingovernabile. Stefan Grobe, Euronews, Washington.